Eder. Mech. Pallister. La tragica vicenda della morte di Aurora Tila, una ragazza di soli 13 anni, avvenuta il 25 ottobre a Piacenza, ha sconvolto l'intera comunità e ha sollevato numerosi interrogativi. Secondo le informazioni riportate da Adn Kronos, ci sono stati diversi testimoni che avrebbero assistito alla drammatica scena, in cui l'ex fidanzato di Aurora l'avrebbe spinta giù dal balcone. Le testimonianze raccolte provengono da persone che hanno osservato la scena da diverse angolazioni, fornendo così agli inquirenti dettagli cruciali per ricostruire la dinamica degli eventi. Attualmente, le forze dell'ordine stanno attentamente esaminando tutte le informazioni ricevute, mentre l'avvocata della famiglia di Aurora, Lorenza Dordoni, ha dichiarato di aver appreso la notizia tramite la stampa. La madre di Aurora ha espresso il suo dolore e la sua incredulità riguardo alla teoria del suicidio, affermando che sua figlia aveva una grande voglia di vivere e che l'idea di un gesto estremo è impensabile. Ha inoltre raccontato che il fidanzato di Aurora era solito appostarsi nei pressi della loro abitazione, dormendo sui tetti e sul pianerottolo, comportamenti che avevano destato preoccupazione. Nei giorni precedenti alla tragedia, Aurora aveva confidato al personale dei servizi sociali il comportamento inquietante del suo fidanzato, che ora è in stato di fermo con l'accusa di omicidio. La madre aveva già riferito queste preoccupazioni agli inquirenti. I servizi sociali, da parte loro, hanno confermato di essere a conoscenza della situazione familiare di Aurora da tempo e di monitorarla insieme agli operatori della SL. Gli incontri tra Aurora e l'educatrice professionale incaricata erano stati intensificati nelle ultime settimane, passando da una a due volte alla settimana, per offrire maggiore supporto alla giovane in questo delicato momento di transizione all'inizio del suo percorso scolastico superiore. Nonostante il rapporto tra Aurora e il suo fidanzato fosse stato descritto come caratterizzato dalla gelosia da parte del ragazzo, non erano emersi finora comportamenti minacciosi o violenti. Tuttavia, il comune ha assicurato che, qualora fossero state segnalate azioni pericolose, i servizi sociali avrebbero prontamente informato le forze dell'ordine, come avviene di norma in situazioni simili. Secondo le ricostruzioni delle autorità, Aurora sarebbe stata spinta oltre la ringhiera del balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva. Nonostante un disperato tentativo di aggrapparsi, il ragazzo l'avrebbe colpita ripetutamente per farla cadere. In seguito alla decisione del Tribunale per i minorenni di Bologna, il corpo di Aurora è stato restituito alla sua famiglia, che ora può procedere con i funerali e la cremazione. L'avvocata Dordoni ha sottolineato l'importanza di questo passaggio per offrire un minimo di sollievo alla famiglia, profondamente provata dalla perdita. Ha anche espresso preoccupazione per la salute della madre di Aurora, che da giorni non riesce più a dormire, travolta dal dolore. Questa dolorosa vicenda mette in luce la necessità di una maggiore attenzione ai segnali di disagio e pericolo tra i giovani e l'importanza di un intervento tempestivo da parte delle istituzioni per prevenire tragedie simili in futuro. Io lo avverto che i suoi amici mi mettono like e lui dice: ma se sapessi quello che dicono di te, fidati, non pensano che sei bella. Io, perché quando le cose si fanno belle rovino tutto. È pazzo, raga, poi il giorno che era con lei è venuto da me a piangere, a tremare. Quindi anche la ragazza stava un po' male, la ragazza in questione, cioè. Giuro, è pazzo, mi viene sotto casa, mi viene sotto... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.